Kids da Perugia, una ridente città dell'Umbria, un reality show presente all'interno di un cartone animato che tutti conoscono, che sono i Griffin. E nello specifico questo reality show era praticamente basato su tipo animalacci cattivi che correvano dietro a bambini grassi che, a cui cadeva il miele sulle ginocchia, cose così, insomma, non, effettivamente ora che ci penso non è un gran nome serio. Sta per uscire. Eh sì, è vero. È uscito, vero. Strato. È vero. E praticamente ha fatto un disco bellissimo, non è così. E lui ce l'ha prodotto. Questo disco, Cavalli, che esce il 18 novembre in tutti i migliori negozi di musica e si chiama Cavalli, è un disco che praticamente ce l'hanno prodotto, una coproduzione diciamo tra Andrea Pino, quello lui è direzione, diciamo, produzione artistica, e Giulio Ranio Favero, invece produzione tecnica. E questi sono gli aerei di Milano che passano precisamente, Linate precisamente, ah perché c'è proprio... secondo concerto con gli in apertura gli Zen Circus. Era già il tour di andare tutti a fanculo? Sì, credo di sì. Loro, diciamo, quindi insomma, erano però le prime date del tour e per noi era la seconda data, come detto, in assoluto. Abbiamo suonato con loro e lì dice, ci hanno detto a posteriori, che gli eravamo piaciuti. Dopodiché l'abbiamo rincontrato in una serie di botte di culo. Circostanze fortuite. Proprio botte di culo, io direi che sono veramente quelle. Animals abbiamo incontrati ormai quasi un annetto e mezzo fa circa, eravamo a suonare nel Perugino all'Urban, un bel locale storico lì della campagna perugina. Ci hanno messo di spalla questi imberbi, ma non tanto imberbi perché sono abbastanza irsuti, pelosi, questi imberbi giovani. Guarda, questi qui secondo me è una cosa ganza da dargli una mano in qualunque modo che si possa. Vengono a suonare a Livorno, Italia Wave, al festival, e lì fanno una bella performance veramente intensa, fatta bene. Nati come side project, First Animals at the Kids, sono tipo un pezzo di un gruppo, un pezzo di un altro, addirittura siamo scambiati gli strumenti, io suonavo la batteria, adesso suonavo la chitarra, lui cantava, diciamo che era nato un po' veramente per gioco come il progetto.
Dopodiché abbiamo iniziato a stendere dei pezzi, li abbiamo registrati, li abbiamo proposti a Italia Wave che ci ha selezionato. Siamo arrivati alle classi finali, lì abbiamo vinto insomma Italia Wave Italia 2010 ed è stato per noi insomma il momento che ha sancito ok, forse fate qualcosa di più o meno convincente e impegnatevi. Rise for Everyone è l'etichetta che noi tirammo fuori nel 2000-2001 e essenzialmente era una copertura che serviva praticamente per fare il nostro demo e dargli una parvenza di prodotto vero. Era un'invenzione per fare un prodotto che invece di chiamarlo demo era dentro un'etichetta, che all'epoca avevamo anche un catalogo finto che conteneva titoli che spacciavamo per esauriti e non c'erano. E poi è rimasta latente per anni, poi sono apparsi, cominciato ad apparire gruppi che invece interessavano, i Criminal Jokers, i Casanovas, i First Animals, e abbiamo deciso che di qui avanti noi praticamente stamperemo solo primi lavori di gruppi che li teniamo per noi, per i nostri gusti, per i nostri ascolti, da fare, poi che siano validi lo deve decidere la gente che li viene a vedere. Dato che scriviamo e abbiamo registrato pezzi che non c'entrano niente l'uno con l'altro, perché non dare un nome che non c'entrano minchia anche al disco? Esatto. Tra l'altro i cavalli fanno ridere in certe espressioni che hanno, quindi doppio... Non fanno ridere a nessuno. Con questa ci andiamo, grazie ancora a tutti, grazie a tutti.